Rinascere in musica a Pasqua è l'intento dei 16 cori della provincia che parteciperanno al progetto organizzato dalla Corale di Limana assieme a varie realtà del territorio. Formazioni musicali virtualmente unite in nome della ripartenza collettiva. L'occasione è quella delle festività pasquali, simbolo di rinascita che assume in questo periodo un significato del tutto particolare. E proprio in questo periodo si è pensato a creare delle interviste prima all'interno del coro stesso e poi proprio rivolte ad altri cori della provincia. Da qui è nata poi l'idea di un rinascere in musica con un nuovo Pasquale, per fare in modo che più realtà fossero rinchiuse in una pennetta USB all'interno dell'uovo con i canti, e praticamente 16 canti sono proprio all'interno di questa chiavetta. Credo che in questo periodo il fatto di riuscire a mettere in piedi queste iniziative sia fondamentale. Siamo veramente tutti troppo stanchi, e quindi ogni iniziativa che ci può fare stare un po' insieme, che ci dà un sorriso, che ci spinge un po' alla solidarietà, credo che sia una cosa fondamentale. I soldi raccolti vengono donati alla scuola primaria, una parte alla scuola primaria di Trichiana, una parte alla scuola di infanzia di Tambre e anche per la Proloco di Limana, che ha appena creato una logistica e ha fatto una spesa importante che è per tutto il paese, quindi nel nostro piccolo contribuiamo. L'uovo bicolore contenente i canti delle formazioni partecipanti è stato confezionato dal maestro Mirko Della Vecchia, e a unire le proprie voci a quelle dei cori bellunesi anche un gruppo molto speciale, quello dei nonni della casa di soggiorno di Limana. Anche loro sono stati coinvolti in questo ed è stato per loro anche un momento di molto positivo in un periodo anche per le strutture per anziani molto ma molto difficile. Vuole essere un simbolo, un segno, una speranza che dopo Pasqua si possa veramente ricominciare.